assolutamente niente e rimarremo sempre in questo stato di emergenza. Nel frattempo, come lavoratrici e lavoratori, che cosa faremo? Non possiamo fare niente, perché anche se cerchiamo di cambiare lavoro, lo stanno aspettando sicuramente noi. I nostri colleghi e le nostre colleghe che hanno cercato di cambiare vita hanno trovato delle situazioni ancora più precarie di quelle che abbiamo lasciato. Gente che va a lavare i piatti per 30 euro al giorno in nero, va in bar a 50 euro al giorno in nero. Perché oggi, con questa emergenza e con questo virus, chi ti può offrire un lavoro comunque che ti dia la possibilità di campare te, i tuoi familiari, i tuoi figli, eccetera. Quindi l'ideale sarebbe questo, non avere più una visione di emergenza e prendere atto che questo virus esiste per andare avanti e ricominciare a portare soprattutto la cultura e la socialità, perché come vi siete resi conto un po' tutti, cos'è che è rimasto indietro? Il commercio va avanti, non si è mai fermato, quindi l'industria, la produzione continua ad andare, ma tutto ciò che riguarda l'istruzione, vedi la scuola, la cultura e l'intrattenimento in generale non interessano a nessuno. Adesso si parla anche di vietare il canto nelle scuole. Arriviamo sempre là, il canto è qualcosa che noi conosciamo bene, perché questo non interessa a nessuno. Si pensa dall'alto che attraverso uno schermo, una televisione, le persone possano divertirsi e possano vedere dei bei concerti di bravissimi artisti, o anche non bravi, o anche di DJ che fanno pure intrattenimento. Quindi questo non fa bene a nessuno. Non vogliamo che i nostri figli crescano così, crescano degli automi chiusi in una casa con il loro Zoom per fare le lezioni e quando finiscono di studiare vanno in un'industria davanti a un altro terminale per fare la stessa identica cosa. Quindi il virus esiste, ma cerchiamo, facciamoci aiutare dalla scienza per capire come conviverci. Aspetto qua perché dal punto di vista della socialità è importantissimo. Andiamo a tutti, no, praticamente che centro anziani dove insomma li tengono chiusi fino a ottobre, quindi senza capire troppo le motivazioni, comunque un altro modo per spegnere quella socialità, quel bisogno in realtà di incontrarsi, fare cultura. Adesso Antonio ci ha fatto un intervento perché appunto dobbiamo organizzarci. Quindi prossimamente dobbiamo fare un'assemblea aperta, pubblica di tutti noi. Sì, ciao. Allora, ok, oggi ci siamo rivisti dopo tempo, però cerchiamo di capire come andare avanti, perché sicuramente le cose non si risolveranno. Sappiamo benissimo che qualcuno ha ricominciato a lavorare, ma in condizioni veramente pietose. E comunque parliamo di una percentuale bassissima, parlando di tecnici secondo me saranno un 5, massimo un 10%, e sono persone che comunque hanno abbassato anche i prezzi che non erano già alti, visto il costo della vita che negli ultimi 3 anni si era abbassato. Quindi cerchiamo di capire come organizzarci, che cosa fare per il prossimo futuro. Adesso abbiamo Venezia, poi c'è il concerto qui giorno 11, scusate, c'è l'evento giorno 11 al Castello, e dopo potremo ricominciare a vederci pubblicamente in un'assemblea di coordinamento di tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore. Però c'è una cosa importante, adesso da fine febbraio pochi di noi, qua parlo per Milano, hanno cominciato a vedersi, prima fisicamente, poi abbiamo creato quello che è successo, abbiamo fatto le riunioni online, siamo anche stati tanti, abbiamo organizzato tutti insieme il 30 maggio, ci siamo incontrati con altre figure professionali del nostro settore ed eravamo 2000, ma adesso sicuramente avremo bisogno delle forze sia intellettuali che anche fisiche, organizzative, diciamo, delle altre persone, perché se quando ci trovavamo sotto l'Inps abbiamo scritto un'email dove chiedevamo i dati della gente, in meno di 24 ore ci sono arrivate più di 250 richieste e poi inoltre dopo la data indicata le richieste continuavano ad arrivare da persone ritardatarie, come se noi
ci occupassimo di consulenza in qualche modo, persone che ci chiamano, a chiunque di noi è all'interno, milita in questo movimento, per sapere che fine hanno fatto le 600 euro dell'INPS e richieste da CAF, da patronato. Io personalmente questo non lo accetto, io posso lottare per me stesso, ma lotto insieme alle mie compagne e ai miei compagni di lotta, perché a me non interessa cambiare il mondo per gli altri. Io non sono né un leader né un rappresentante, nessuno mi ha votato, ma neanche gli altri. Quindi se vogliamo realmente andare avanti, facciamolo tutti quanti insieme, ci sono tante cose da fare, tutti quanti vogliamo tornare a lavorare. Io per primo, che non ho ricevuto neanche una chiamata, anzi solo una, che ho dovuto rifiutare perché il mio contratto è scaduto e non me lo potevano riaprire in tempo. Quindi organizziamoci, dobbiamo essere parecchi. Io parlo con i tecnici soprattutto, che siamo tantissimi in questa città, in questa regione, ma qui siamo pochissimi, perché altrimenti non andremo da nessuna parte e non sarà neanche un bellissimo ricordo, perché sarà il classico ricordo da dire: ok, ci abbiamo provato ma siamo sempre i soliti, non cambierà mai niente. Quindi diamoci una svegliata e vediamo di fare qualcosa. Allora ci vediamo l'11 al Castello e poi ci vediamo alla prossima assemblea, che diremo probabilmente alla solito, come si chiama? La faremo al parco, no? Sì. Venezia il 9 pomeriggio a Venezia, chi può venga a Venezia, e soprattutto appunto ci vedremo, come si chiama il teatro lì? Teatro Burli, ci vediamo lì per fare l'assemblea subito dopo l'11 di settembre, per organizzare appunto delle iniziative di lotta, perché sennò qua non si schioda nulla. Grazie a tutti, grazie appunto a tutti quelli che sono impegnati in questa iniziativa, ma prima, dopo quest'estate tremenda, e quindi alla prossima, dai, forza! Lisa ci racconterà cosa ci ha detto il prefetto, ma in poche parole. Ha ricevuto una delegazione composta da 4 persone del coordinamento, ha ascoltato i nostri problemi, sa perfettamente anche lui come d'altra parte il ministro, d'altra parte il governo, che l'intero comparto è fermo, che ha detto essenzialmente che ci sono stati dei tentativi e continueranno ad esserci dei tentativi di apertura. Sanno perfettamente che non va a coinvolgere gli interi lavoratori, e quello che ha detto è essenzialmente: porterò le vostre istanze, quindi un foglio, una lettera che abbiamo indirizzato direttamente al Presidente della Repubblica Mattarella, e delle proposte. Questo è quello che ha detto il prefetto, e contiamo semplicemente che le nostre parole arrivino al Presidente, che interceda con il ministro Franceschini, che ad oggi, come sappiamo, non ha ancora voluto ascoltare i lavoratori e i coordinamenti, quando in realtà ha ascoltato alcune starlet dello spettacolo dal vivo, grandi nomi e grandi artisti, pensandoli come rappresentanti di un intero comparto, di un intero settore, ma sappiamo perfettamente che così non è. Perché, non perché loro siano cattivi, ma è semplicemente perché il settore della cultura è molto frangettato, è molto diverso, e quindi sarebbe utile riuscire ad ascoltare un intero coordinamento fatto di artisti e lavoratori e tecnici. Questo è quanto. Adesso finisce, riprendi, io ho fatto il record. Grazie. Bene, facciamo un altro due pezzi, però volevamo dire che questo è l'inizio di una mobilitazione che continuerà ad esempio a Venezia, è chiaramente una sorpresa, e quindi questa iniziativa comunque si fermerà alle 20:29, perché alle 20:30 inizia il Requiem, e noi abbiamo molto rispetto
dei familiari e dei parenti delle vittime a quale è dedicato, molto meno per quei politici che dovevano affrontare in un modo più razionale questa epidemia, invece non sapevano neanche da dove cominciare e c'erano sulla coscienza centinaia di morti, come ad esempio anche lo scatafascio che è dal punto di vista sociale. Siamo qua a dire che i 600 euro per noi sono un'elemosina per quei pochi fortunati che l'hanno ottenuta, e a dire che abbiamo bisogno di una legge che faccia ordine in questo mondo dello spettacolo e dal vivo, perché ci sono troppi contratti in cui non vengono rispettati quelle che sono le norme basilari di un lavoro subordinato, perché di questo si tratta. Abbiamo bisogno della possibilità che un datore di lavoro possa assumere direttamente attraverso un sito dell'INPS, come succede in Francia, il lavoratore dello spettacolo e versi i contributi. Quei contributi servono a raggiungere un tetto che poi permette al lavoratore di accedere a un reddito di continuità per il periodo in cui non lavora. In Francia sono 507 ore di lavoro e subito dopo parte questo tipo di sostegno al reddito. Noi abbiamo bisogno di una formula simile e di uscire dall'intermediazione delle cooperative, che sono il corporanato moderno del 3000, queste cooperative false che non hanno nulla di cooperativo ma sono soltanto intermediazioni in cui si fregano una percentuale dello stipendio del lavoratore, versano quattro contributi, per cui quando il lavoratore ha un infortunio riceve quattro briciole, quando va in malattia due briciole, quando va in ferie nulla, e quando richiede un sussidio di disoccupazione essendo socio di cooperativa non riceve nulla. Quindi dobbiamo spazzare via le cooperative, spazzare via le partite IVA, riportare il lavoro a un rapporto di tipo subordinato in cui l'assunzione prevede l'immediata collocamento nell'ex impasse dove si versano i contributi. Quindi abbiamo bisogno di uscire da questa giungla, da questo, insomma, ci sono centinaia di migliaia di lavoratori in Italia, alcuni addirittura sono collocati in cooperative agricole, altri in altre cooperative, cioè c'è di tutto e di più. È ora di dire basta e di far tornare, far arrivare la civiltà in questa categoria, in questo settore che è vitale nella regione Lombardia, ma è vitale in tutto il paese. Noi siamo un paese che con pochissimi investimenti statali produce una qualità e un numero di eventi in giro per la penisola incredibile. Probabilmente siamo i più efficienti del mondo e dicono anche forse tra i più bravi, perché non si capisce perché gli altri paesi ci invidiano la qualità dei nostri lavori. Guardano sempre qua, guardano sempre Milano, guardano sempre La Scala, il Piccolo Teatro, guardano tutto quello che si fa in questo paese, perché lo facciamo, ci spiace dirlo per gli altri, ma lo facciamo meglio. Per cui adesso c'è bisogno invece di sostenere questo settore, ma non soltanto con finanziamenti a pioggia o alle grandi istituzioni, ma ai lavoratori. Quindi basta ad aiutare i grandi organizzatori di concerti, i grandi attori, tutti quelli che vanno in televisione, quelli che insomma sembra che hanno loro a cuore i lavoratori, ma no, a loro interessa il loro portafoglio. Quindi noi come lavoratori siamo qua uniti in tanti collettivi, con il sindacato Coop Informazione che spinge e aiuta questi lavoratori, e vogliamo arrivare appunto fino a Roma. A Roma per cambiare, per far cambiare. Abbiamo un manifesto con tutte le rivendicazioni per migliorare con poche riforme questo settore, restituire dignità e civiltà a tutto questo mondo di cui ne ha un grande bisogno, e soprattutto ha bisogno di grande rispetto e manca in questo paese.